Pensiero personale, un podcast di parole di management. Buongiorno a tutti e benvenuti a Pensiero Personale, il podcast che racconta l'attualità attraverso il confronto con la direzione delle risorse umane. Io sono Alessandro Gostaldi e con noi oggi c'è Bruno Moretti, direttore personale e organizzazione di AMIU Genova, l'azienda in-house del capoluogo ligure che si occupa di tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente. Buongiorno e benvenuto a Pensiero Personale. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, io so che lei ha un'idea abbastanza precisa su quello che è uno dei grandi temi dell'attualità in ambito di direzione del personale, ovvero quello della settimana corta. Un recente articolo sul Corriere della Sera afferma infatti che addirittura un manager su due è favorevole alla settimana corta, quindi ai 4 giorni lavorativi a stipendio invariato. E tra questi? Allora, io faccio un attimo una premessa. Se facessimo domani un referendum, tipo quelli che si fanno ogni tanto in Italia, e il quesito fosse chi di voi è favorevole a lavorare su 4 giorni a invarianza di stipendio, penso ci sarebbe un'ovazione, no? Cioè, nel senso, tutti sognano di ridurre la propria presenza anche per avere in ufficio, anche per avere su posti di lavoro, per avere un maggior numero di giorni per la propria libertà personale, per il proprio recupero psicofisico. Quindi questo, diciamo, se uno ragiona con la pancia o con i propri desiderata, è in dubbio. Io ricordo quando facevo gli studi di economia, che insomma, anticamente si lavorava anche il sabato, si lavoravano più di 48 ore. Cioè, è chiaro che il progresso tecnologico, il progresso della produzione, delle condizioni sociali, economiche, portano inevitabilmente, almeno nei paesi sviluppati dove ci sono tutele di legge, a lavorare un po' di meno per garantire, tra l'altro, anche un invecchiamento non troppo acciaccato da affanni o malattie legate al fatto anche, insomma, dell'invecchiamento nei posti di lavoro. Poi però, se passo a una logica un pochino più razionale e produttiva, bisogna vedere innanzitutto, perché poi il tema è invarianza di stipendio o non invarianza di stipendio. È chiaro che se è invarianza siamo tutti felici. Se riduco orario e giornate con riduzione retributiva è un altro tema. Non sono d'accordo sugli slogan fini a se stessi, mi spiego bene. Nel mondo delle risorse umane, io ogni tanto lo scrivo su LinkedIn, partono degli slogan e dei dibattiti dagli anni 80, no? Io spesso le definisco mode non provate scientificamente, io sarà con una cultura più di tipo scientifico, e dico, ma per dire che è meglio per chi? Perché faccio un esempio, la mia è un'azienda che si occupa di servizi pubblici essenziali, no? L'igiene urbana. Lavora 0,24, 7 su 7, domeniche comprese, Natale compreso. Allora, se io riduco il modulo orario su 4 giorni e devo garantire una copertura di un servizio, ho un problema. Lo stesso problema che hanno l'ospedale, le forze dell'ordine, ma anche banalmente un bar. Se un bar apre alle 8 e chiude alle 8, c'è un modulo orario di 12, dovrà avere dei turni coperti da persone con un certo schema orario. Se io compatto, come dicono i giovani, zippo l'orario su 4 giorni, devo cambiare totalmente la redistribuzione dell'orario. Che vuol dire, non vuol dire che sia impossibile, vuol dire che si passa attraverso degli schemi di calcolo e dire posso redistribuire. Vede, il problema è anche questo. Spesso queste cose sono pensate sui white collar, quelli come noi, non sui blue collar, gli operai. Gli operai producono servizio o per strada, come i nostri bravi addetti ecologici, autisti, o nelle line di produzione. Quindi si può anche ipotizzare aumento l'orario su meno giorni. Attenzione, c'è un problema di usura psicofisica, perché fare 8, 10, 12 ore ci sono dei limiti di legge. Quindi queste cose sono molto belle pensarle. Realizzarle, io dico, la messa a terra è un po' più complicata. Cioè va un po' ragionata, razionalizzata e poi, scusi, contestualizzata. Non siamo tutti uguali come aziende. Allora, effettivamente, se abbiamo messo in chiaro che ci sono dei settori dove oggettivamente ridurre di un giorno la settimana lavorativa produrrebbe delle mancanze proprio nella fruizione del servizio, nell'offerta e poi nella fruizione del servizio. Allora, io mi chiedo, non è forse, non sarebbe forse più utile andare a lavorare su pacchetti e su modalità di flessibilità, smart working, comunque tutto ciò che rientra nella rimodulazione e nel ripensare gli orari di lavoro senza andare a tagliare la settimana?
noi abbiamo un'esperienza sul, noi lo chiamo telelavoro, non smart work, perché giuridicamente lo smart è un po' un ibrido ancora che non ha avuto una compiutezza, no? Telelavoro io l'ho già sperimentato negli anni 90 quando stavo in Telecom Italia, l'abbiamo già fatto. Si tratta solo di traslare l'attività lavorativa a casa invece che in ufficio, no? L'abbiamo sperimentata in modo massiccio durante la pandemia e l'abbiamo resa accordo sindacale l'anno scorso, proprio il 1º maggio, l'abbiamo celebrato, garantendo a tutti, siamo sempre nei white collar, tenga conto che la mia azienda su 1.800, 300 sono white collar, 1.500 sono operai. Quindi di nuovo una norma un po' discriminante, se uno la ragiona, non è accessibile a tutti, no? Io non ci vedo un trade-off tra l'orario e il telelavoro, perché quando abbiamo fatto una nostra survey, un'indagine per vedere il gradimento sia organizzativo che personale, il tema era lo spostamento, non il minor carico di lavoro, perché chi sta a casa e fa telelavoro serio, lavora tanto. Io mi ricordo durante la pandemia, invece che 8 ore, ne facevamo 15, si lavorava molto di più ed era un paradosso. Uno pensa di avere più libertà personali, conciliare i tempi, talvolta è così. Le faccio un esempio da becero capo del personale. Chi lavora tanto in ufficio lavora ancora di più a casa. Chi lavora poco in ufficio a casa non fa niente. Il tema è il controllo da remoto e vedere la produzione. Quindi il telelavoro smart work sono bellissime iniziative, noi l'abbiamo e ce la teniamo, ma serve a creare un balance sugli spostamenti, ridurre l'inquinamento, perché Genova è una città un po' problematica. Abbiamo un'unica linea costiera e le assicuro che io mi muovo da Ponente, che arriva da Levante, ci metti 30 minuti, un'ora, andare, 30 tornare, un'ora. Quindi è una giornata dove invece che prendere la macchina, te ne stai a casa, lavori davanti a un PC, magari riesci anche a sistemare due faccende domestiche. Non è correlata al tema riduzione delle giornate di lavoro, è solo una spalmatura in luoghi diversi. Però è una cosa utile, perché abbiamo visto che c'è un elevato gradimento e aumenta il gradimento all'aumentare della distanza dal posto di lavoro, ovviamente. Tra Ovviamente. l'altro, in questi giorni stiamo parlando del fatto che il sistema ferroviario italiano, per esempio, ha dei problemi. Quindi Enormi. parliamo di sostenibilità, parliamo di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici e poi dall'altro lato abbiamo dei problemi. Comunque è chiaro che il tema dello spostamento, domicilio-lavoro o casa-lavoro, è un forte elemento di benessere o viceversa. Lei, ad Assolutamente, esempio, assolutamente. in Amiu Genova, quali iniziative ha messo in campo appunto per favorire il well-being, il benessere dei suoi dipendenti? Allora, per quanto riguarda, noi abbiamo avuto una tragedia, il Ponte Morandi, nota a livello mondiale, no? E cosa è successo? Al di là di aver avuto due colleghi che sono purtroppo deceduti sotto il ponte, proprio i nostri dipendenti, insieme a tutte quelle altre povere persone, abbiamo avuto un grosso problema sulla viabilità genovese, perché prima della ricostruzione c'è stato un ingolfamento totale. Quindi cosa abbiamo fatto? Come prima cosa, abbiamo rimodulato, eravamo nel 18, molto prima della pandemia, non avevamo ancora il telelavoro operativo. Abbiamo rimodulato gli orari di ingresso, in modo, creando ampie fasce di ingresso e di uscita, in modo da garantire anche entrate alle 7:30 del mattino, che sembra quasi un orario da operaio, non da impiegato, no? Perché consentiva una mobilità più fluida. Questo è servito molto e l'abbiamo mantenuta dopo. Dopo che hanno ripristinato il ponte, visto che era apprezzata la possibilità di entrare prima e uscire prima garantendo le 8 ore di produzione, ho detto ma perché no? E l'abbiamo tenuta. Poi su well-being in senso lato, ripeto, a parte telelavoro che è un compendio, noi siamo anche un'iniziativa diciamo della città metropolitana per quanto riguarda il mobility management, quindi siamo anche all'interno di questo panel di aziende che cerca di dare un contributo con idee per ridurre il congestionamento quotidiano, no, di macchine. E quindi un po' di telelavoro o smart work, un po' di flessibilità in ingresso e uscita, comunque sono stati graditi e questo garantisce un minor affanno delle persone che tutti i giorni, quei commuter come sono io, che tutti i giorni vanno e vengono. Tra l'altro tenga conto in una città molto anziana dove l'età media dei dipendenti è 55 anni, su 1.800 è tanta roba. Cioè significa che alla sua età, anch'io andavo a lavorare all'Ecore in Vespa in moto. Quando incomincio ad avere 60 anni, 65, è faticoso. Cioè, diventa veramente prendere il treno alle 6, arrivare la sera alle 7, cioè spendi 2 ore, 8 in ufficio, 2 in viaggio. Insomma, diventa. Però
Quindi noi cerchiamo di andare incontro per quanto riguarda le esigenze di flessibilità degli orari il più possibile. Abbiamo anche molto part-time volontario, noi lo garantiamo, specie alle mamme, quando ci chiedono per problemi personali, noi non è che facciamo, come dire, gli rimettiamo solo le norme di legge che garantiamo, cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici della nostra azienda, garantendo sempre servizio, ovviamente. Allora, potremmo forse dire che la soluzione non è andare sempre a lavorare a livello normativo, a livello, ma proprio a livello di buon senso e di Assolutamente. rapporto logico tra l'impresa e i dipendenti. Allora, noi possiamo fare il nostro lavoro by the book, ci sono i direttori personali che hanno i codici, sì e no in base alla norma, poi c'è by the goal, beh, secondo l'obiettivo. Se io voglio, nel rispetto delle norme, ovviamente dei contratti, delle leggi, però un minimo di flessibilità, se no, vede, adesso va molto di moda la diversity, perché poi ci riempiamo la bocca, ogni 5 anni c'è una moda, no? Adesso c'è la diversity, l'inclusione, bla bla bla, ma poi va praticata, cioè se io ho categorie differenti in azienda, ho dei cluster di uomini, donne, età diverse, caregiver, non caregiver, ma bisognerà pur, se no sa qual è il poi, se la persona si disingaggia o si demotiva, e poi iniziano dei fenomeni patologici di stacco dal lavoro. Non le dico l'assenteismo finto, però alla fine uno si deve difendere. Allora, io poi devo applicare il codice e licenziare qualcuno, ma non voglio arrivare lì. Dobbiamo prima recuperare le situazioni, perché spesso sono situazioni complicate. Noi abbiamo dipendenti. Io quando ho iniziato a lavorare avevo la sua età, la gente andava in pensione a 57 anni, no? Adesso non si sa neanche se si andrà. Abbiamo dipendenti che sono nonni e ancora figli. Capisce cosa vuol dire avere 204, seguire anziani non autosufficienti e andare anche a lavorare? Non è che si può scherzare tanto e dire sono assenteisti, hanno voglia. Non è così. Perché se uno ha un caso concreto in casa di un nonno anziano non autosufficiente, non tutti sono ricchi, eh? Non tutti sono benestanti, che hanno i badanti 0,24. Quindi le aziende devono il più possibile tenere le persone in un contesto tranquillo, sereno. Non dico la felicità che non esiste, non è di questa, ma sereno, perché gli affanni sono già fuori dall'ufficio. Qui devono trovare un posto dove c'è un ufficio, una linea di produzione, le norme di legge tutelate sulla sicurezza, e se hanno un problema scrivono, noi li sentiamo, nel 2008 sempre alla porta, faticoso, perché diventi uno. Noi abbiamo messo anche sportelli psicologici. Perché dopo la pandemia c'è molta gente che non è che è rientrata proprio, come dire, a norma, perché ha avuto un sacco di problemi, oltre al coronavirus, proprio anche mentali. Figli in DAD, mia moglie fa l'insegnante, si sono fatti 2 anni di istruzione da casa, cioè la gente ha tanti problemi ancora da sistemare nel cervello. Quindi le aziende devono creare una rete per aiutare, supportare, perché poi, scusi, ma ripeto, se io quella persona me la tengo fino a 67 anni, la voglio tenere in gamba, perché poi tutti parlano di efficienza, produzione, efficacia, ma poi se tratti male il capitale umano, com'è che finisce? Finisce male, no? Quindi bisogna, è tanta fatica, lo dico tutti i giorni, bisogna tutti i giorni coltivare tutte le situazioni, seguirle marcamente a uomo, non a zona, per usare una metafora calcistica. A uomo, non a zona. Dottor Moretti, io la ringrazio moltissimo degli spunti e del dialogo, ringrazio anche gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata di Pensiero Personale. Grazie, grazie dell'invito ancora. Arrivederci.